Le risorse in arrivo faranno comodo alle aree interessate dall'ondata di maltempo di 20 mesi fa, che comunque rispetto al passato hanno già un buon grado di difesa dagli eventi meteorologici eccezionali. Lo rimarca l'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin a seguito dello stanziamento statale da 31 milioni per i danni verificatisi nei giorni dell'Immacolata del 2020. Una buona notizia è arrivata dal governo perché tra gli ultimi atti appunto del governo uscente hanno stanziato altri 31 milioni per gli eventi alluvionali che hanno interessato la regione del Veneto, in modo particolare penso alla zona dell'Alpago, ma non solo, nel periodo tra il 4 e il 9 dicembre 2020. Sono 31 milioni che serviranno per ulteriori interventi di cui necessitano quelle aree, visto e considerato che i danni che ci sono stati abbastanza rilevanti, anche se è giusto ricordare che abbiamo sì avuto danni, però è stato un evento che è stato peggiore dal punto di vista delle precipitazioni rispetto all'alluvione del 66, quando in Veneto ci furono 100 morti. Questo anche grazie alle opere di difesa del suolo che abbiamo messo in campo in questi ultimi anni. Per cui un ringraziamento al governo, al capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale Fabrizio Curcio e a tutti quanti hanno consentito questo stanziamento di 31 milioni di euro.